Giancarlo Giorgetti, ministro che oggi giocava in casa, o meglio vicino a casa come ha spiegato, qual è stata la cosa che l'ha colpita di più di questa mattinata, di questo appuntamento? Ma la voglia che viene dal basso, da un piccolo comune, da un gruppo di imprenditori, di in qualche modo richiamare la necessità di cogliere un'occasione storica come quella delle Olimpiadi invernali. Cioè non è un qualche cosa che viene dall'alto, ma un'esigenza sentita dal basso. E proprio questo tipo di mobilitazione che deve moltiplicarsi per generare poi il risultato. Ha parlato anche che questa opportunità potrebbe servire per dare una sveglia, diciamo così, soprattutto a questo territorio. Ma se io guardo i dati, vedo che Varese primeggiava negli anni 70, negli anni 80. Poi altre realtà, altre zone, diciamo così, si sono date da fare, noi ci siamo un po' imborghesiti, magari le terze, le quarte generazioni non sono quelle di una volta, però dobbiamo ritrovare, diciamo così, la forza sia dal lato istituzionale, politico, sia dal lato imprenditoriale di fare sistema e rilanciare questo territorio, conoscendo che abbiamo delle opportunità come quella di Malpensa e anche dei problemi. La vicenda della Svizzera certamente penalizza le attività produttive nei pressi del confine.